Padiglione di Santa Lucia, seconda edizione, questa volta anche con la CVL di Lumezzane, seconda edizione voluta da Valtompia, il periodico della Valle del Mella, da Radio 85 e poi dai tanti volontari che seguono queste iniziative sociali. Sono tante associazioni coordinate, è una grande realtà che segue il mondo della disabilità ma rendendola normale e magica. Ringraziamo l'oratorio di Gardone Valtompia e chiamerei qua con me Donaldo, il parroco, che ci dà i saluti. Donaldo, venga, a lei saluti di convito a questa gente che oggi festeggia Santa Lucia. Grazie mille la vostra presenza qui in oratorio, perché tutto Gardone lo sa che siete qui e avete vissuto una bellissima serata con i vostri accompagnatori, animatori, responsabili, perché davvero anche la vostra testimonianza serva a tutte le persone di Gardone a realizzare anche se stesse nel donarsi completamente anche agli altri, soprattutto a chi è prediletto dal Signore. E perciò anche un bel augurio a tutte le vostre famiglie, un buon Natale e soprattutto anche a tutti gli amici che in questi giorni verranno a porgervi il loro augurio. Noi li teniamo presente e auguriamo davvero che questa solidarietà continui sempre con tanta energia e con tanto entusiasmo. Grazie Donaldo. Si onora della sua presenza anche il sindaco della città di Gardone, che ha appena terminato una giunta a fiume, ecco perché non era qua con noi. Pierangelo, ecco lei la parola per i saluti. Grazie, ringrazio diciamo questa iniziativa. Aquilone è un'associazione molto attiva sul territorio, attiva per tanti progetti che hanno in ballo col nostro tessuto, che non è legato solo a Gardone ma a tutta la Valtrompia, ha dei magnifici operatori che sono persone molto speciali, perché essere a contatto con questi ragazzi si diventa speciali, perché effettivamente ti danno tanto. E ringrazio molto anche il presidente Giuseppe Pezzotti, che oggi non c'è ma col cuore sicuramente è qua, e la nostra Emanuela. Presenti stasera qui all'oratorio di Gardone anche i militi della Croce Rossa Italiana. Noi come Croce Rossa conosciamo la maggior parte di questi ragazzi, perché Croce Rossa organizza delle uscite, delle gite pazze con i ragazzi, andiamo a fare tante passeggiate, tante pizze, tante cose divertenti. Speriamo di avere sempre più ragazzi che vogliono partecipare con noi, dell'Aquilone, di tante associazioni, tanti volontari, siamo aperti a tutti e auguriamo a tutti voi una buona Santa Lucia. Grazie. Allora, tanti sono stati gli sponsor quest'anno che hanno aderito, ma chi anche si è occupato molto dal Cinemano quest'anno è stata Caldera Modul Grafica, perché la CVL di Lumezzane nasce proprio dalla volontà del papà di Caldera, Flavio in questo caso, che chiamo qua vicino a me, che in anticipo sognava la nascita di questa cooperativa. Poi suo papà è morto, non ha potuto vedere la nascita di questa sua idea, di questo suo pensiero, e quindi quando è nata la cooperativa hanno deciso di chiamarla a nome di tuo papà. Se non erro, questa è la storia della CVL, giusto Flavia? Grazie, sì. Io sono una socia fondatrice insieme all'attuale presidente Giulio Pellegrini e sono orgogliosa di essere qui anche come sponsor, e rappresento anche tutti gli altri sponsor che hanno reso possibile questa giornata. Siamo tutti orgogliosi di partecipare a realizzare queste iniziative che portano l'inclusione sociale, e auguro che questo Natale sia speciale e bellissimo per tutti. Grazie Flavia, sono stati veramente molto gentili con noi, ci hanno aiutato nella stampa dei volantini, dei biglietti. La Modulografica Caldera è stata veramente grande sostenitrice di questo progetto di Come vola l'Aquilone di Santa Lucia. Come vola l'Aquilone di Santa Lucia è un'iniziativa nata lo scorso anno, come
l'Aquilone di Santa Lucia, coinvolgendo l'Aquilone di Gardone. Quest'anno anche con i cugini di Lumezzane, della CVL, e quindi è nato questo connubio ed è stato voluto e ideato da Piero Gasparini dal Val Trompia, al quale mandiamo un applauso, Piero Gasparini dal Val Trompia, e dal qui presente Sergio Piccini di Rete 5. Quindi insieme un applauso anche per Sergio. E con questa piccola operazione noi consegneremo 2.750 euro all'associazione, che poi verranno utilizzati per contribuire alle iniziative che vengono appunto utilizzate dalle due strutture. Verrà fatto poi nei prossimi giorni. E per concludere chiamo i rappresentanti CVL Aquilone, quindi Sandro Bicelli per la CVL, Emanuela Basilico per l'Aquilone. Un applauso! Lo scorso anno ha parlato Gardone, quest'anno tocca a Lumezzane. I ringraziamenti sono doverosi davvero a te, Sergio, ma anche a Piero per questo impegno. Siete stati davvero eccezionali, quindi davvero un grosso applauso a loro perché ci hanno coinvolto in questo turbinio. Un grazie a voi che siete qui, grazie all'oratorio, grazie al comune, grazie comunque a tutte le associazioni anche presenti, sono state ringraziate anche la Croce Rossa. E solo un pensiero velocissimo di come vola l'Aquilone in questo caso, che è appunto CVL e Aquilone, sono due cooperative sociali che lavorano già da anni insieme. Io credo che questo sia un bellissimo regalo di Santa Lucia, perché è il regalo dell'amicizia, è il regalo dello stare insieme, del divertirsi insieme. Quindi con questo regalo ringraziamo anche la band che ci rallegra. E con questo, a nome di Aquilone e a nome di CVL, vi faccio anche gli auguri di buone feste, visto che a breve sarà Natale, e speriamo davvero che sia un bellissimo Natale per tutti. Grazie. Io volevo salutare a nome di Beppe Pezzotti, che questa sera non c'è perché per problemi di salute non può essere presente, però vi è molto vicino col pensiero, col cuore, in questa serata magica, perché come cita il titolo, Come vola l'Aquilone di Santa Lucia, racchiude in sé un mondo di tante cose belle, positive, di tante scommesse, di tante speranze. Grazie a tutti e un buon Natale a tutti. Grazie mille. Allora un applauso a Giuseppe Pezzotti, ce lo mandiamo un bel messaggio affettuoso. Un bel applauso per Pezzotti, che guarisca presto e torna con noi. Grazie mille a voi. Ringrazio allora chi ha lavorato stasera per la cena, ringrazio i volontari, ringrazio l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, ringrazio la Maple Band che si è offerta per noi e questo concerto. Un applauso per loro. Sono bravi o no? Ehi, bravi o no? Aiuto! E musica sia mesclata. Buona Santa Lucia! Grazie. D'amore che mi fa cercare e mi fa fare anche tutte figure per farti innamorare, ma mi sperando bisogno di andare verso un mio pianto ed esplorare, mi sperando bisogno d'amore che mi fa vivere. Thank you.
cosa che poi non ti fermo mai, un'ora quando ti vorrai. Sperando un giorno d'amore, ti prego fammi entrare, non ci chiave la porta del cuore e non farmi uscire più. Adiós.